Ieri Giulia mi ha detto che è meglio darci un taglio. No, un taglio no. Si scaglia il parmigiano reggiano. Si scaglia. Scaglia, spezza e gusta. Parmigiano reggiano. Sono le differenze a renderlo unico. Randi Piadina, sinonimo di piadina romagnola tradizionale e di piadina artigianale del chiosco, prodotti di qualità che rappresentano la tradizione più genuina del territorio romagnolo. I rivenditori sono presenti non solo nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena, ma anche Bologna e Ferrara. Prodotti commercializzati vanno dalla piadina romagnola tradizionale alla piadina tigella, al crescione romagnolo, fino alla piadina all'olio con i marchi dell'azienda Randi, ma anche per la linea M&P, sempre freschi, piadina sciarpa, la gustosa, rotobello e di nuovissimi scrocchiarelli. Ci trovi in via Faentina Nord 125/2 a Russi, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini. info@piadinarandi.com e siamo anche su Facebook. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione, cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedi nuova rete? Chiamaci con fiducia, ti aiuteremo a cercare e a risolvere il problema. Siamo in via 12 Aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77 521. Claudio 348 38 84 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia del gruppo Nuova Rete 7 Gold. Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. In mezzo a tanti partenti che sono pronti partenza via, mi son promesso anche io di correre domenica con canottiera acrilica. Ritroso quest'oggi, siamo a vedere quelli che sono gli arrivi di quelli che hanno partecipato quest'oggi alla edizione numero 8 del trofeo Città di Forlì Memorial. Fausto Gramellini, corri nel parco, una bellissima 10.000 che è tutta dislocata all'interno del parco con un circuito, è stata omologata per raggiungere i 10.000, dunque molto appetibili da quello che è il parterre degli atleti che prediligono questo tipo di gare e non sono certo mancati. Quindi diciamo grazie alla grande organizzazione Avis di Forlì, ovviamente una gara podistica competitiva regionale facente parte del calendario Endas Scarpata, dove le trasmissioni, lo voglio ricordare per onore del vero, sono condotte dall'amico e collega Danny Frisoni, credo di poter dire una delle voci e degli più esperti del mondo podistico appunto competitivo, e ovviamente anche una tappa pre-estiva del calendario podistico Ravennate che è il nostro ufficiale. Buon divertimento a tutti, godetevi queste belle immagini, faremo un giro dentro al parco con gli atleti e poi tutti all'arrivo. Promette bene sia dal punto di vista climatico, perché quest'anno siamo stati abbastanza graziati dai piumini, anche se ogni tanto sto tossendo, ma è per qua la fatica di gestire tutto. Quest'anno abbiamo introdotto le preiscrizioni, quindi abbiamo avuto un ottimo riscontro su questo lato qui, dobbiamo ancora migliorare un attimino, però secondo me per tutte le competitive deve essere un po' la linea guida, perché bisogna arrivare praticamente, secondo me, il giorno dell'iscrizione a quasi iscrizione zero, perché deve essere tutto già pronto. Il circuito è sempre quello, secondo me, io credo che sia come 10 km, anche se gente mi dice è piano, sì, è piano quasi, però è un po' nervoso, però è sicuramente uno dei circuiti più belli. È un 10.000, quindi è appetitibile dai competitivi per avere un riferimento cronometrico. Quest'anno abbiamo lavorato parecchio sull'immagine, sui premi, visto che comunque è un'organizzazione che qui sono già 4-5 anni al parco, quindi
ha già abbastanza rodata, quindi cerchiamo di dare sempre qualcosa in più per attrarre gente in una condizione economica in cui le risorse vengono a mancare, quindi è un esercizio balistico. E voglio ringraziare sempre tutte le persone che lavorano qui. Ospitalità. Ospitalità, certamente, perché sennò senza il contributo dei volontari io da solo faccio fatica a intervistarmi. Siamo in un contesto meraviglioso, una giornata fantastica. Ho a che fare fortunatamente con delle organizzazioni impeccabili e questo mi esalta, sicuramente mi gratifica tantissimo e naturalmente grazie a voi anche. Piadina romagnola, ovvero quella di Randi? Beh, piadina romagnola, qual è la vera piadina romagnola? La vera piadina romagnola è quella che piace. Quindi ognuno di noi è depositario della miglior ricetta del mondo, perché in Romagna ognuno è depositario. Io sono depositario di una ricetta che piace, quindi io sono molto soddisfatto, il cliente è soddisfattissimo e questo mi gratifica naturalmente. In un momento come questo, di crisi, la nostra politica è quella di non abbassare la qualità, ma di alzare, per fare in modo che il cliente, il partecipante in questo caso, qui abbia a che fare con un prodotto molto particolare. Noi scegliamo le materie prime particolari, le migliori che sono sul mercato, per dare appunto la possibilità al cliente, dal momento che acquista, di avere il top della qualità. Poi naturalmente de gustibus. Sono vice campione italiano nel 2013 di Duotron Classico e questa gara per me era adesso fra il 31 maggio ci sono i campionati del mondo in Spagna di Duotron e questo per me era una dimostrazione che alla federazione, dato che ha deciso di non convocarmi, e volevo rispondere con questo schiaffo morale facendo vedere che sto bene, sono in forma, mi hanno chiesto di preparare il mondiale, l'ho fatto e poi è arrivata questa delusione di non essere chiamato e allora volevo rispondere con i fatti. E sono molto contenta anche perché oggi sono arrivata di corsa sbagliando strada, dicevo vabbè parte alle 9 io non gareggio, pazienza, poi ho visto Salvaggio e mi ha detto guarda che oggi sei messa bene, mi sono caricata di testa. Ho fatto il pronostico perché io non ero in forma, quindi non volevo neanche tirare la gara. Me l'ha confessato. Ho pensato alla partenza e gli ho detto guarda che secondo me ce la puoi fare, perché insomma so i suoi tempi, so che è in forma, quindi ho detto. Il caldo l'avete un po' pagato entrambi? Il caldo sì, però io sono abituata perché mi alleno nelle ore diurne, dalle 2 alle 3 anche d'estate. Hai già un altro vantaggio da sfruttare, Carlotta? Questi sono i primi, ancora non sono allenata.
Dal punto di vista dei competitivi siamo nell'ordine, non ho il numero esattissimo, comunque siamo nell'ordine dei 250. È il numero. Un po' più dell'anno scorso. Anche sul non competitivo abbiamo venduto 1500 iscrizioni, più dopo ci siamo noi, quindi sul totale siamo intorno alle 1800-1850, quindi sono soddisfatto, aspetto sempre più gente, ma dai, se il segno è più sono soddisfatto. Sempre un grande più. Evviva l'Avis Forlì, grazie, al prossimo appuntamento che sarà poi con le promesse con voi a San Martino. Esatto, grazie a voi.